Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. In occasione degli sconti che ci sono in questo periodo, ho pensato che magari qualcuno volesse fare uno super mega shopping di prodotti e quindi ho pensato di dirvi i miei preferiti di questo periodo. Cominciando da che cosa? Allora, per quanto riguarda la detersione del viso, ma anche per struccare il make-up, io utilizzo e mi trovo benissimo, quindi questi sono i miei preferiti tra quelli che ho provato, il gel detergente di Revolution, questo qui, con questo lo adopero sia per la detersione che per struccare il make-up. È il gel detergente di Garnier, ultima scoperta proprio dell'ultimo periodo, che è questo qui. Se invece vi può interessare un olio struccante, ottimo per me, almeno io mi sono trovata bene, nel senso che non dà fastidio agli occhi, non li appanna, non li brucia, ma strucca benissimo. Io utilizzo l'olio di Catrice, il cleansing oil di Catrice, che è questo. Questo è il pack secondario, mentre il pack principale, primario, si presenta così. Ve lo faccio vedere. Quindi basta qualche goccia e strucca benissimo, non dà fastidio agli occhi, rimuove qualsiasi tipo di make-up, anche waterproof. Per quanto riguarda, diciamo, la pulizia, io adopero questi prodotti. Passiamo adesso ai prodotti che utilizzo per la base, per il make-up viso. Il primer che utilizzo, io partiamo dal fatto che la mia tipologia di pelle è mista grassa, tendenzialmente grassa. E con questo primer della Revolution io mi sono trovata benissimo perché opacizza e il fondotinta resta lì dove lo mettete. E ultimamente, nonostante io abbia, no, la premessa è questa, nonostante io abbia una pelle mista grassa, il contorno occhi, qui sotto gli occhi, è a quanto secco, quindi quando poi vado ad applicare dei correttori, diciamo che un pochino segna. E ho scoperto ultimamente il primer, non è una novità, non è un'ultima uscita. Questo primer io credo di averlo trovato nel calendario dell'avvento di Catrice dell'anno scorso. E questo da utilizzare nel contorno occhi prima di applicare il correttore mi sta dando risultati ottimi, quindi nuova scoperta, diciamo, di questo mese. L'ho utilizzato un po' prima di capire appunto che potenzialmente potesse essere il mio preferito, e adesso è il mio preferito. Per quanto riguarda il fondotinta, visto diciamo il periodo estivo, io non sto utilizzando veramente molto il fondotinta, però nel momento in cui decido di applicare il fondotinta, uno dei miei preferiti in questo periodo è questo qui di Focalure Skin Evolution. Questo è nella colorazione 02, ma utilizzo anche, diciamo, quando sono un po' più abbronzata, la tonalità 04. Il mio sottotono è caldo, quindi con questi due mi trovo bene, 2 e 4, è sempre, come si può vedere, appunto, più utilizzato, e questo è sempre della Focalure Skin Evolution. E vediamo che l'erogatore è così, diciamo, a pump. Ecco, questo è abbastanza cremoso, ma anche abbastanza coprente. Media coprenza, diciamo, si può stratificare, quindi. Per quanto riguarda il correttore,
Il mio preferito in assoluto, perlomeno in questo periodo, in questo periodo che dura già tanti mesi, è questo di NYX. Perché ha una media coprenza, è comunque idratante, non va a segnare come altri correttori, quindi questo è il mio preferito del momento. E per quanto riguarda invece il color corrector che io vado a fare sempre, fa parte dei miei preferiti anche questo di Kiko. E ultimamente ho aggiunto, ve ne ho parlato in qualche video precedente, per illuminare, diciamo, l'avevo comprato tempo fa, non l'avevo utilizzato, poi invece l'ho riscoperto e devo dire che per illuminare è un correttore adatto perché a me, alla mia pelle, perché comunque è un po' più idratante. L'applicatore è questo qui e la colorazione è un po' più chiara, infatti, del mio skin tone. Questo è un altro mio preferito. Passiamo al gel per sopracciglia. Dico, neanche a dirlo, ormai l'ho detto, ridetto, lo avete sentito e strasentito che il mio gel per sopracciglia preferito è questo di Essence. L'applicatore di questo è uno scovolino normalissimo, ma lo adoro. Ho in realtà provato anche quello di NYX, questo qui, vediamo se riesco a trovarlo in tutto questo casino, eccolo qui, questo è il pack secondario e questo qui, famosissimo, conosciutissimo, e devo dire che mi sono trovata molto bene nel fissare le sopracciglia, le fissa forse. No, no, senza forze, le fissa ancora meglio. Però, nella mia esperienza, io in genere quando vado a fare le sopracciglia, le pettino, poi metto il gel e aspetto di farlo asciugare. Successivamente applico la matita quando si asciuga e non trovo nessuna difficoltà nel creare appunto pelo su pelo con la matita. Perché nel momento in cui questo gel si asciuga, riesco a scrivere sul gel. Invece, con questo qui di NYX, ho provato, diciamo, l'ho applicato come di solito faccio, cioè ho messo il gel e poi quando l'ho lasciato asciugare, poi da asciutto ho utilizzato la matita. E qui ho trovato difficoltà nello stendere la matita, non scrive molto bene anche se si asciuga. Quindi oggi ho provato a fare diversamente, cioè ho provato a disegnare prima pelo per pelo nelle sopracciglia e poi a stendere il gel di NYX e in questo modo ho visto che bypasso il problema della scrivenza della matita sul gel. Questo di NYX è un prodotto ottimo. Fissa le sopracciglia, lo mettete, lì restano, non si muovono più. Però per il modo di applicazione mio, che ho io, che utilizzo io, preferisco molto questo, molto di più, perché preferisco prima, diciamo, dare una forma e poi, dopo aver dato una forma, riempire le zone che vanno riempite. Per quanto riguarda invece la cipria, la mia preferita in assoluto è questa qui di Catrice, però ho visto sul sito, perché siccome sono praticamente è finita, sono agli sgoccioli. Allora andate a cercare sul sito che io acquisto questa sul sito di Cosmetic for Less, ho visto che questa nello specifico non c'è più. Ho trovato delle altre powder, diciamo con la stessa tonalità o simile, però non so ancora se magari hanno rinnovato il packaging e quindi è la stessa. Quindi io vi posso dire che la mia preferita in assoluto è questa, ma visto il punto interrogativo, vi dico che altro utilizzo io per adesso, quindi questa di Essence è tra le mie preferite.
ovviamente chiara, non proprio, diciamo, aspettando di abbronzarmi, utilizzo o questa, o questa qui di Revolution. Mi sono trovata bene anche con questa. Sì, ho più utilizzo più di una cipria al momento, perché è un periodo particolare di passaggio tra l'essere non abbronzata e attualmente utilizzo anche quest'altra di Catrice, questa qui. La colorazione è questa. Per quanto riguarda il contour, invece, il mio prodotto, ho due prodotti con cui mi sono trovata bene in questo periodo e sono questo ormai visto e stravisto nei miei video, è questo di Essence, e la colorazione è questa. E utilizzo poi per riscaldare il contour la palettina di Catrice, questa qui. Come si può vedere, appunto, anche questa era una mia preferita. Questa è la tonalità. Poi, il blush che io utilizzo solitamente è questo, quindi questo è il mio preferito. Questa è Peach Bliss, la tonalità. La matita sopracciglia preferita in assoluto è questa qui di Focalure. Ha lo scovolino, e il tratto è veramente, veramente, cioè la mina, non so se riuscite, ecco, e la mina è veramente, veramente fine, riesco a fare pelo per pelo, quindi mi trovo bene. Questa è la mia preferita, è il mio colore 04, non è troppo calda, non è troppo fredda, non è troppo scura, non è troppo chiara, e la colorazione è perfetta. Quindi la mia preferita è questa, non del periodo, forever. Anche l'eyeliner, anche il mio eyeliner preferito, è sempre di Focalure. Questa è la punta, è così fine, riuscite a fare delle linee così sottili e di precisione. Il prodotto che rilascia è della giusta quantità e quando si asciuga resta lì. Passiamo al mascara. Per quanto riguarda il mascara, ho due preferiti e sono questo di Kiko, che appunto, come ho detto in un precedente video, ha due applicatori. Uno è questo e l'altro è questo. Ma io utilizzo sempre e solo questo, praticamente, perché separa bene, dà volume, e le pettina bene, e soprattutto le mie, che sono un po' problematiche perché tendono ad attaccarsi, tendono ad appiccicarsi, con questo mascara questo problema l'ho risolto, non avviene quasi più. E poi un altro dei miei preferiti, come penso il resto della popolazione mondiale, è questo di Essence. Questo lo adoro. In curva, dà volume, separa, apre lo sguardo. Questo è lo scovolino, quindi forse io l'ho anche piegato un po' nell'applicazione e quindi ancora meglio. E questo è l'altro mio preferito. Ne avrei una marea di mascara da mostrarvi, perché comunque io ne utilizzo più di uno quando mi trucco. Però diciamo che questi due sono tra i miei preferiti. E poi ultimamente mi sono fissata con questo lip gloss di Essence. Questo è il mio preferito del periodo. Mi sono dimenticata qualche cosa? Certo che ho dimenticato qualcosa, certo. Per fissare tutto l'ambradan, il mio prodotto preferito del momento, che è un momento infinito perché lo utilizzo ormai veramente da un anno, quindi finisce e lo ricompro, anche se devo dire che ho altri setting spray, però mi trovo molto bene con questo di NYX. È mattificante, per me che ho la pelle grassa, tendo a lucidarmi subito, è il migliore per me.
E poi dimenticavo il primer occhi, quello che utilizzavo di solito era di Catrice Definito, e ho scoperto, nel momento in cui è finito, ho provato questo qui di Essence, trovato in un calendario dell'avvento. Fortunatamente sono due, cioè ho questo, ne ho due di questi, quindi probabilmente sono stati due calendari fattelo da solo. E questo primer occhi per me è uno dei migliori del momento. Questo è l'applicatore. Faccio uno swatch. Simile, è molto simile a un correttore. Ecco, rende omogeneo il colore della palpebra. Lo copre, quindi se c'è magari qualche discromia o qualcosa va a coprire bene, poi fa presa, si autosetta, quindi adoro. Che cosa ho utilizzato oggi per quanto riguarda l'ombretto? Ho utilizzato un prodotto solo, che è questo ombretto liquido di Fogalure. La colorazione è 03 e vi faccio pure uno swatchino, anche se ho utilizzato su. Ve lo faccio vedere meglio. Questo è l'ombretto liquido di Fogalure, meraviglioso. Effetto bagnato, ma è anche bagnato quando lo stendete. Proprio bagnato, infatti io in genere lo stendo e poi aspetto un attimino per farlo asciugare. Questo è l'ombretto che ho messo su. Quindi Fogalure 03. E poi ho utilizzato all'attaccatura delle ciglia verso la fine per intensificare un po', ho utilizzato questo marrone qui di questa palette, che è sempre di Fogalure. Come si vede, è alquanto utilizzata. Ah, vi faccio vedere tra l'altro che nel momento in cui si asciuga è finita, cioè resta lì. Solamente quando voi andate a struccarvi con l'olio o il detergente, altrimenti non si sposta, resta lì dov'è. Vedete? Quindi meraviglioso. Ok, credo di non aver dimenticato nulla. Certo che ho dimenticato qualcosa. Per quanto riguarda invece l'illuminante, il mio preferito del momento, che dura ormai da mesi, 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 forever, è questo qui di Lovely. Spero di averlo messo in modo che possiate leggere la colorazione, che forse è questa qua, gold, che ho io davanti, cioè questa qua, gold highlighter. E questo è appunto il colore. Vi faccio uno sboccino. E questo qui. Quindi credo di avervi detto tutti i prodotti preferiti, i miei prodotti preferiti del periodo, per cui approfittate degli sconti che ci sono per adesso, visto che sul sito di Gigo, sul sito di Cosmetic for Less, sul sito di Pink Panda, diciamo che per adesso anche sul sito di Douglas ci sono, cioè mi pare il 20%, il 30%, non mi ricordo. Comunque ci sono, diciamo, buone, buone, buone possibilità di fare un super mega shopping di prodotti. E questi sono quelli che mi piacciono. Ah, in più, dimenticavo sempre, nella rima interna inferiore, ho utilizzato questa matita di Essence. È automatica, per cui non va temperata. Ecco, lo faccio vedere qua sui capelli. È ovviamente utilizzato da un po', però come potete vedere la quantità di prodotto è infinita. Quindi diciamo che
È un'ottima acquisto anche questa. Vi faccio un piccolo svoccino. Tutto sbrilluccicoso oggi. Ecco, è questo. Ok, adesso è veramente tutto, se non sbaglio. Se ho dimenticato qualcosa vi lascio un appuntino, una foto, due parole, una lettera, qualcosa. Io spero di esservi stata utile con questo video, di avervi dato uno spunto per poter comprare qualcosa che può essere valido come prodotto e che può funzionare, diciamo. Se vi interessa questa tipologia di video, fatemi sapere giù nei commenti. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, tanto è gratis. Noi ci vediamo domenica prossima alle 13:30. Ciao!